Allora, vediamo come condividere una cartella dentro la OS GeoLive come cartella condivisa e vedere di recuperarla. Allora, VirtualBox c'è un'impostazione che bisogna attivare qui in cartelle condivise. Bisogna dirgli appunto qual è la cartella condivisa da selezionare. Io in questo caso ho preso questa, faccio montaggio automatico. Sì, probabilmente perché ce l'avevo già caricata. Ok, faccio ok e adesso faccio partire OSGeo e vediamo come fare a recuperarla. Sì, perché praticamente è come se diventa una cartella di rete e quindi dobbiamo trovare il modo per caricarla dentro a OS GeoLive. Ok, perché se io vado qui in browser non ho la rete. Quindi vediamo in dispositivi se mi dice qualcosa. Impostazione cartelle condivise. Però non mi dice ancora niente. Allora, io in Linux, in Ubuntu, utilizzo un programma. Questo programma si chiama Dolphin, che è un gestore di file un po' più evoluto di questo, che non so neanche come si chiama. Quindi scriviamo, apriamo l'Ubuntu Software Center, Dolphin con una N, Dolphin fa immagine, aggiunge il carrello. Simpatico questo, aggiunge il carrello. Dolphin, installa pacchetti. 61 mega. Spero che non ci metta molto tempo. Ma per adesso metto un attimo in pausa. No, 2 mega. Sì, probabilmente c'è qualcuno. Ok, metto in pausa. Ok, sta installando Dolphin. Sì, ci ha messo un po' perché sembra che ha scaricato tutti i temi, un nuovo iCompack si chiama, che magari rende anche un po' più bello l'Ubuntu, anche se devo dire che è già, che mi piace proprio come stile. Attendiamo un attimo la fine dell'installazione. Ok, sembra che ha finito. Vediamo di recuperare questo Dolphin. Vedere se ci mostra le cartelle di rete. Sì, forse non l'ha ancora installato. Cioè non l'ha messo nei menu, però facciamo chiudi sessione. Chiudi sessione, riattiviamo adesso sempre la stessa sessione e dovrebbe apparire nei menu. Ho sbagliato la password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, accessori.
Sì, probabilmente devo spegnere e riaccendere, però quando non si trovano così. Eccolo qua, era Endorphin, probabilmente c'era anche prima. Perché non parte? Dolphin. Possiamo lanciare il terminale e vedere cosa succede quando lanciamo Dolphin. Eccolo qua. Perfetto. Perché se si lancia da terminale, quando si chiude il terminale, si chiude anche il programma. Vediamo adesso. Rete. Ci dovrebbe essere la nostra cartella condivisa. Qui non c'è niente. Work group. Qui sembra che sta caricando qualcosa. Attendiamo un attimo. No. Ok, qua mi dice che c'è qualcosa in work group. Proviamo a fare cartelle we dav. No, niente, non si può fare. E devo cercare la soluzione via web. Strano che dovrebbe apparire qua. Vediamo se è ancora network, impostazioni condivise, ci dovrebbe essere. Vediamo su internet. Cerco proprio montare cartella condivisa Dropbox Ubuntu. Ok, risoluzione problemi di Dropbox. Ok. Per scaricare accedere al sito web una volta accessato, cliccando nuovo utente. Una volta eseguito in sito potrebbe, come prima cosa, abilitare l'icona. No, questo non ci interessa. Ok, proviamo a lanciare questo programma come suggerito. Allora, qui usciamo. Eccola qua. Perciò esiste. È già perfetto. Allora, praticamente ho lanciato questo comando DFA. DF spazio meno H e lui mi ha dato tutto quello che è caricato su questa versione su questa virtual machine. E noi se andiamo adesso in, teniamolo aperto così vi faccio vedere. Adesso è partito livello sempre sopra. Se ne andiamo in media, troviamo le due cartelle che abbiamo condiviso. A parte che c'è il permesso negato. Ok, proviamo
sudo cd media sf condivisa 1 2 3 4 5 6 per perché non possiamo entrare. Sudo mount. Troviamo mount. Adesso clicchiamo aggiungi, creiamo una nuova voce. Mount tu MNT cond sudo, creiamo la cartella mkdir MNT condivisa sudo mount condivisa mount, ci mettiamo meno a proviamo a seguire questa procedura. Sudo apt main get install udisk lettura dei pacchetti udisk se. Ok, yes. Ho dimenticato la S, anche qui non dovrebbe metterci molto. E adesso facciamo udisk s meno meno mount dev sda 5 e niente, la cartella condivisa sembra non avere i permessi e niente, comunque questa procedura potrebbe essere anche più complicata, devo vedere bene come recuperare appunto questo. A parte che io sto cercando Dropbox invece di VirtualBox, che è una cosa un po' diversa. Comunque la cartella esiste. Proverò a lanciare sudo dolphin, così ho i permessi di amministratore. Vado in media, e a questo punto dovrebbe farmi entrare. Perfetto. Proviamo a fare con sudo chmod 777. Media condivisa media condivisa sf
condivisa meno R. Lanciamo Dolphin. Speriamo che ci va. Media. Non posso entrare. Non posso entrare. Posso entrare solo con i permessi di amministratore. Non è un problema, però c'è qualcosa di più semplice. Praticamente cosa succede? Allora, la cartella condivisa è veramente condivisa. Esiste in se fate la procedura di prima. Eccolo qua. Sudo mount.vbox sf to mnt condivisa. Condivisa su, no, non trova vbox sf, non trova questo. Mount vbox fs non lo trova. Quindi andiamo a cercarlo. Parte wind. Use VirtualBox application. Make sure. Type in the Linux mount shall the this is indicated by type vbox this issue. Ok. Use VirtualBox. Ok, non sono installate le VirtualBox, quindi facciamo sudo media osgeo VirtualBox run as root. Facciamo auto run. This mount should show a line that share with mount. This is indicated by type vbox. This will become one point when
The default mode is you can access the share making by user or group ID or member. This is done changing the proxy line may require reboot. You can change mode. The common install when the system may require reboot. For example, the change mode from to home photo the phone set share properties. È come se si sono già creati. With the link is broken. Perché è cambiato. Ok, eccolo qua. Sudo. Mount VBoxFS non esiste. Ok, quindi Mount. Questo. Adesso ce l'ho in mount condivisa. Ma nnt pcloud. Perfetto. Ok, la soluzione è questa. Praticamente il comando che serve a noi è sudo mount vbox sf, nome della cartella condivisa e dove lo dobbiamo montare. Come dice qua, dalla versione VirtualBox 4.3.10 questo link è rotto, quindi noi dobbiamo sostituire questo mount vbox sf con OPT, VBox Addiction, lib, mount, VBox FS. Ecco tutto. Lo abbiamo fatto, è stato un po' lungo però. Qui ho il mio mount che aggiungo ai segnalibri. Ok, ciao, alla prossima.